Ben ritornati amici ad un nuovo episodio con il canale di LionDJ97. Allora, quest'oggi, in questo video, parleremo dei 5 metodi migliori per farsi licenziare in anticipo. Ok, mi viene da ridere perché sono in videochiamata con un mio grande amico. Per me è come un fratello ormai, perché ci siamo conosciuti al mare, ci vedevamo sempre al mare, adesso ce lo vedremo ancora, cioè ce lo vedremo ancora e basta, insomma. È vero, Luca? Esatto. Allora, al quinto posto per il metodo per farsi licenziare in anticipo è questo. Capo. Porca miseria. C'ho un po' di cagarella. Aspetta un attimo che... mi sa che devo scappare a casa. Ed era il quinto metodo al quinto posto. Come quarto, al quarto posto abbiamo questo. Capo, devo dirti una cosa. Mi fa male la gamba, capo. Capo, mi fa male la gamba. Ma ti fa male la gamba davvero? Ragazzi, credevo che fosse uno scherzo, ma invece gli fa male davvero una gamba. Credevo che fosse un metodo migliore per farsi il jeans prima. Capo, mi fa male la gamba. Faccio un po' fatica ad arrivare a lavorare oggi. Ed ecco che il padrone potrebbe lasciarti a casa. Al terzo posto abbiamo questo. Capo! Mamma mia! È una cosa barbarica! Ho schiacciato un gatto, cazzo! Ho schiacciato un gatto? Vai a fanculo! Ho schiacciato un gatto con la tua macchina! Mi è scoppiato il cerchione! È una roba incredibile! È una cosa barbarica! Invece, parlando della pizzeria, al secondo posto abbiamo questo. Capo, le vado a fare volantinaggio. E mentre voi andate a fare volantinaggio, andate a parlare male di... andate a parlare male di... della pizzeria per tutte le volte che andate a fare volantinaggio. Quindi... dopo il vostro capo potrebbe venire a sapere che voi avete detto delle brutte parole appunto sulla pizzeria. Invece il primo posto Luca, è una cosa barbarica. 45 tonnellate di kebab mai arrivato. Sì, pronto, pizzeria Sciocca 24. Mi dica. Sì, salve, vorrei un panino a kebab. Guardi, purtroppo il kebab non ce l'abbiamo, ci arriverà la prossima settimana. Ecco, questo è successo veramente e lo stiamo continuando a dire tutte le cavolo di volte. È una cosa barbarica, perché... arriva 20 settimane fa abbiamo detto che la prossima settimana arriva il kebab, invece sto cane di kebab non arriva mai più perché ci devono fare la scappata del gas. Ma se facciamo una scappata del gas, che noi accendiamo il kebab, ho paura che la pizzeria Sciocca 24 salte per aria a mo' di barbaro. È vero, Luca? Per scappare.
perché dobbiamo essere così barbaraci? Barbarici. Che cazzo di nome è? Allora Luca, che cosa ne dici di questa pizzeria barbarica? Metti un po' di musica, va. Ragazzi, questi erano i 5 metodi per farsi licenziare prima, in anticipo. Ciao a tutti, al prossimo appuntamento con Lion DJ. Ciao!